ritorna il vintage in grande stile. Sì, ritorna questo festival che caratterizza ormai l'estate della provincia di Arezzo, un festival che quest'anno vedrà in questi 4 giorni oltre 30 artisti esibirsi nelle varie postazioni, oltre 100 espositori e tanti collezionisti che porteranno anche i loro veicoli in esposizione qui a Castiglione Fiorentino. Una crescita costante con anche tutto il mondo commerciale che sta contribuendo a questa manifestazione, menù a tema, tanto divertimento, sano divertimento, ballo, musica e esposizione. Diciamo anche la contestualizzazione di questo ambiente grazie alla partecipazione dei cittadini, dei commercianti, trasforma il nostro paese, le nostri vicoli, le nostre passeggiate, riportandoci in quei fantastici anni 50 e 60 che sono stati anche segno della ripartenza. Dopo 2 anni di Covid, credo, e di particolari difficoltà, credo che anche questo slancio, questo ricordo del passato ci possa aiutare anche dal punto di vista commerciale e a dare anche quella spinta, a quella voglia di ripartire e di divertirsi. Abbiamo lavorato sui DJ, sui musicisti e sugli espositori, stiamo puntando alla qualità, puntando all'eccellenza del panorama vintage italiano e non solo, insieme ai musicisti e DJ anche i ballerini, quindi non abbiamo aggiunto qualcosa, siamo saliti, abbiamo fatto un piccolo passo qualitativo.